Grazie per aver visitato il nostro canale. Ti prego di iscriverti a questo canale e condividerlo per aiutare le mie figlie. Questo canale non ti addebiterà mai l'iscrizione. Grazie per averlo fatto. Dio ti benedica moltissimo. Una madre amorevole con la SLA si alza dalla sedia a rotelle per ballare con suo figlio al suo matrimonio. Nel dicembre 2019 la famiglia Hightower ha subito un duro colpo del destino, quando a madre Terry Hightower è stata diagnosticata la malattia degenerativa della SLA, nota anche come morbo di Lou Gehrig. La notizia li ha destabilizzati tutti e nell'estate dello scorso anno questa donna di 57 anni aveva già perso la mobilità, incapace di camminare di nuovo. La madre amorevole ha fatto di tutto per regalare a suo figlio Scooter un bellissimo ballo nuziale nonostante tutti i suoi limiti. La celebrazione si è svolta lo scorso ottobre e i partecipanti non hanno potuto evitare le lacrime quando hanno visto lo sposo condividere un pezzo di danza con sua madre. Nonostante le sue condizioni, ha lavorato duramente per vivere un momento indimenticabile con la persona amata in un giorno così speciale per lui. Tutti i presenti sono rimasti molto entusiasti di vedere scene così tenere tra madre e figlio. Il momento emozionante è stato registrato in un videoclip che la famiglia ha deciso di condividere sui social network ed è naturalmente diventato virale. La registrazione mostra il giovane che porta Terry al centro della pista e con l'aiuto del padre riesce a farla alzare in piedi per condividere il suo ultimo pezzo di danza. Circa 150 ospiti, tra familiari e amici, applaudono e non riescono a trattenere le lacrime nel momento emozionante. Scooter muove dolcemente sua madre, mentre piange sulle sue spalle e le sussurra all'orecchio. Nemmeno gli assistenti hanno potuto trattenere le lacrime quando hanno visto lo sposo con sua madre. La registrazione e le immagini dell'evento sono state catturate dal fotografo e operatore video del matrimonio, Neil Fox, che in seguito le ha condivise sulle reti su richiesta della propria famiglia. Terry Hightower di Clarksville, Tennessee, è morta il 19 ottobre, appena 10 giorni dopo l'emozionante ballo con suo figlio. Per questo motivo, la famiglia ha deciso di rendere pubblico il video in modo che le persone siano a conoscenza di questa malattia. E senza immaginarlo, l'esperienza di questa famiglia è diventata fonte di ispirazione per altre persone che vivono a stretto contatto con le avversità che la diagnosi di SLA implica. In poche ore, il post su Facebook di questo fotografo è diventato virale e almeno 10.000 persone hanno assistito alla danza commovente tra Terry e Scooter. Non possiamo credere all'impatto che sta avendo in tutto il mondo. È incredibile quante centinaia, persino migliaia, si siano avvicinate a noi per mostrarci il loro amore e la loro simpatia. Terry ha provato ogni possibile emozione. È stato un momento molto agrodolce, sapendo che questo era il suo obiettivo e sapendo quanto significasse per lei e per Scooter. Speriamo che questo video possa aumentare la consapevolezza sulla SLA, ha affermato Afton. La sclerosi laterale amiotrofica SLA è una malattia dei neuroni del cervello. La sua causa è ancora sconosciuta e non esiste un trattamento per la sua cura. I suoi progressi in ogni paziente sono imprevedibili. Alcuni vivono solo la metà del tempo in cui i medici li diagnosticano. Almeno in questo caso Terry è partita circondata dalle persone che amava di più e con la certezza che suo figlio sarà un uomo felice. Dal cielo dovrebbe essere orgogliosa dell'impatto che il video del matrimonio di suo figlio ha avuto su così tante persone in tutto il mondo. La loro aspettativa di sensibilizzare sulla malattia è stata di gran lunga superata perché hanno toccato il cuore di tutti. La vita a volte ci mette di fronte alle situazioni più difficili, alcune ci cambiano per sempre, ci rendono più forti e ci insegnano le lezioni migliori. Questa famiglia ci dà un esempio di resilienza e amore. Grazie per la vostra attenzione e il vostro supporto, iscrivendovi al nostro canale, che ci aiuterà a pagare gli studi delle mie figlie e ci motiverà anche a pubblicare più notizie e storie interessanti nella vita reale. Sostienici con un like e condividi i nostri video. Cristo ti ama e anch'io ti amo. Benedizioni, Sioni.